Basta essere, avere la volontà di essere inglobato nella storia e di non essere te a decidere della storia. In poche parole, quando abbiamo trovato i resti di questo straordinario monumento, di questo tempio, è stata per me una grande felicità. Tutti mi dicevano: ma si ritarderà? Sì, però possiamo avere una stazione che all'interno ha una parte che rappresenta la stratificazione storica di Napoli. Perciò uno cambia il progetto con grande piacere in questi casi. L'anno prossimo aprirà la stazione Garibaldi, nel 2014 quella di Piazza Municipio ed infine nel 2015, eccola, quella del Duomo. Stamattina è stata presentata la variante necessaria dopo gli eccezionali ritrovamenti archeologici rinvenuti durante gli scavi. Al di sotto di Piazza Nicola More c'è il Santuario dei Giochi Isolimpici dedicati all'Imperatore Augusto, un tempio di età tiberiana la cui enorme importanza non solo per la città di Napoli ma per l'intero mondo mediterraneo è testimoniata dal ritrovamento di 500 iscrizioni agonistiche del mondo greco. Il tempio è stato sollevato su un podio fin quasi a raggiungere il livello stradale, rendendolo così visibile ai passanti, e sopra di esso ci sarà una copertura in vetro in acciaio, un altro gioiello di una metropolitana le cui stazioni sono concepite sempre di più come una successione di musei. L'intervento degli artisti è stato veramente sostanziale e poi, a parte questo, avete saputo tener conto sia dell'archeologia sia della storia di Napoli. Questo progetto si è situato in una posizione eccezionale alla fine di Via Duomo, con intorno tutta una quantità di opere d'arte, di musei e di iniziative culturali di altissimo livello. Ma l'importanza della stazione risale anche in superficie, e non solo per la posizione strategica, culturale e commerciale, ma anche per il risparmio ottenuto, poiché il nuovo progetto costerà 20 milioni di euro in meno. Più o meno la stazione costerà 60 milioni invece di 80, e questo per noi è importante nei confronti del Ministero, dei fondi europei, della Regione, di soldi di tutti i cittadini. Coniugare le esigenze di bellezza, di arte, di archeologia di una stazione, ma anche con i tempi durissimi e di crisi che stiamo vivendo, in cui risparmiare risorse è un imperativo per tutti, anche per il progetto di metropolitana. Con i soldi risparmiati si riqualificherà tutta Corso Umberto e Via Duomo, i tempi sono ristretti perché sono 3 anni e si raggiunge un punto nevralgico della città, da una parte il porto, dall'altra il centro storico, segnale concreto anche di vicinanza a tutti gli operatori economici e commerciali della zona.